Benvenuti a questa ottava e ultima lezione dedicata all'insegnare la scienza e impariamo la scienza con i nostri ragazzi. I temi toccati in queste lezioni sono stati tanti. Il primo in particolar modo, quello che mi interessava di più, era il rapporto tra letteratura e scienza, o scienza e letteratura. Abbiamo capito come studiare la natura voglia dire, prima di tutto, educare lo sguardo, essere curiosi. Abbiamo capito anche che fare scienza vuol dire anche imparare bene a raccontare ciò che si fa, a ciò che si vede, e tenendo un diario e imparando anche un metodo di lavoro. Abbiamo parlato di nuove tecnologie e come queste hanno rivoluzionato negli ultimi 15-20 anni il nostro rapporto con le fonti del sapere, mettendoci a disposizione intere biblioteche a livello mondiale, archivi fotografici e documenti visivi veramente straordinari. Allora, come usare tutti questi materiali nella scuola, che ha un forte ritardo rispetto alla velocità del mondo? C'è bisogno di una nuova didattica, cioè c'è bisogno di un nuovo modo di imparare. E in questa lezione propongo 19 esercizi da fare con i vostri ragazzi, che si possono sviluppare in ogni ordine grado della scuola. Poi dipende dal vostro approccio, dal vostro modo di lavorare, e dalla vostra esperienza e soprattutto dalla classe che avete di fronte. Sono alcuni dei tanti laboratori che ho sperimentato personalmente in classe, con gli insegnanti che hanno proprio sperimentato loro in maniera autonoma questi esercizi e mi hanno poi riferito che dei risultati positivi che hanno ottenuto. E quindi non ci sono delle grandi novità in realtà all'interno di questi esercizi, però era interessante vedere come una certa tradizione educativa agganciata alle nuove tecnologie offrono delle opportunità straordinarie per i nostri ragazzi. Allora, se ci sono degli strumenti, usiamoli, non facciamoci usare dagli strumenti, non siamo passivi, siamo attivi, utilizziamo questi materiali straordinari che ci possono venire in aiuto per rendere le nostre lezioni più interessanti. E allora credo che sia ora di cominciare con il nostro lavoro. A scuola con gli albi di Antonella Capetti, insegnare con la bellezza delle parole e delle immagini pubblicato da Topi Pittori era uno degli ultimi titoli, degli ultimi libri che avevo consigliato nell'ultima lezione. Che cos'è questo libro? È un testo straordinario, perché prendendo spunto dagli albi illustrati che potete trovare in libreria, in biblioteca o nelle vostre biblioteche di classe, si prendono spunto da questi libri straordinari, alcuni dei quali sono dei veri e propri capolavori d'arte, per fare lezione lezione su temi che riguardano il bambino, la scuola, l'apprendimento, l'insegnamento. Perché è un testo importantissimo questo? Perché ci insegna ad avere un rapporto con il disegno, con le immagini, con la parola ed educa veramente e dà delle mille possibilità di approccio. Faccio solo vedere tre cose. Questo libro che si intitola Io e che offre l'occasione di un lavoro sulla personalità del bambino. Il secondo è leggere le emozioni, cioè lavorare sulle emozioni dei bambini, la rabbia, la gioia, partendo da un libro che si intitola A che pensi? E questi sono i risultati, guardate che meraviglia. E vengono pubblicati anche i materiali che vengono prodotti in classe, con tutta una serie di proposte. La terza, che è molto divertente, è quella del codice Serafinianus, che sono queste verdure inventate e con la scrittura addirittura inventata di questo libro famoso che ha fatto il giro del mondo, che è questo Codex Serafinianus, dove i bambini imparano a disegnare verdure inventate, a scrivere con un alfabeto inventato, guardate, e ci insegna il tema della meraviglia, dello stupirsi, del guardare il mondo con altri occhi. Questo è il libro straordinario che vi consiglio di prendere, di studiare, di leggere, perché qui anche per le medie,
Vi posso garantire, ci sono i libri di Munari, ci sono veramente decine e decine di libri con una bella e ricca bibliografia alla fine di ogni capitolo, con poesie, disegni, veramente un libro straordinario. Ve lo consiglio come primo approccio al lavoro per una didattica nuova. Mi è capitato spesso di andare nelle classi e di vedere gli alfabetieri tradizionali e vedere attaccati alle pareti delle aule I come imbuto, A come ape e cose abbastanza banali. Non ho mai visto o visto raramente degli alfabetieri disegnati e scritti dagli stessi ragazzi. Il primo esercizio da fare è proprio questo: insegniamo ai nostri ragazzi a disegnare e a scrivere gli alfabetieri con le parole, con le lettere in stampatello, in corsivo e maiuscolo e minuscolo, facendo vedere poi anche alfabetieri d'arte, come questo di Arte famoso, e dove i ragazzi si possono sbizzarrire con la fantasia. Ecco, questo è un esercizio utile all'inizio per prendere anche confidenza non soltanto con lo stampatello, ma anche con forme di scrittura che sono il corsivo e il maiuscolo e minuscolo. Mi raccomando, insegnate ai vostri ragazzi a scrivere a mano. Mescolare le parole. Questo è un esercizio famoso che faceva e che ha sempre fatto Gianni Rodari nelle classi con i bambini. Erano dei laboratori che faceva lui. Perché è interessante? Perché è un modo, è una forma della sua creatività che lui porta poi in classe con i bambini. E che cosa dice? Prendete alcune parole, scrivetele su un foglietto e poi cominciate a metterle insieme. Magari non ne viene fuori nulla, però si creano dei legami, dei rapporti tra le diverse parole che possono essere interessanti. Poi se ne prende una, come ad esempio io ho messo mucca, orto, pinza, cavolo, macellaio, porta, imbuto, nuvola, poi se ne può prenderne una come orto. E si comincia a mettere insieme anche delle parole che assomigliano, si assomigliano foneticamente, orto, porto, morto, corto, torto, e allora mettere insieme le parole cominciano a dialogare tra di loro. Da lì si possono scrivere racconti, si possono scrivere filastrocche, si possono costruire storie anche un po' strampalate, però è il momento in cui nasce la creatività, è il momento in cui si crea e una sinergia tra le parole che può dare degli sviluppi notevoli. Questo poi dipende dal lavoro che farà l'insegnante guidando bene i propri ragazzi. Uno degli esercizi che ha avuto più successo con i ragazzi, sia delle elementari ma anche delle medie, e si potrebbe far fare anche alle superiori, è quello di mettere le parole e di scrivere le parole, i dialoghi e le descrizioni di ciò che viene rappresentato nei silent book. Cosa sono? Sono libri illustrati dove non ci sono parole, dove il racconto viene lasciato tutto al disegno. E alla bravura dell'illustratore. Però questa volta parliamo di Professione Coccodrillo di Giovanna Zoboli e Maria Chiara Di Giorgio, che è un silent book straordinario, ha avuto un successo internazionale, tradotto in tantissime lingue solo il titolo perché non si poteva tradurre altro. Ed è bellissimo perché, come potete vedere, è la storia di un coccodrillo, che vive la vita di ognuno di noi. Come andrà a finire il libro non ve lo dico, così vi lascio la curiosità di poter lavorare con i vostri bambini, ma questo è uno dei libri che si possono utilizzare appunto con mettere le parole ad un libro illustrato. Vi posso garantire che sarà un successo. Mi è capitato spesso di incontrare bambini che disegnavano fumetti. Quando vi capita, prendeteli al volo e aiutateli, dategli
un aiuto, perché scrivere fumetti, disegnare fumetti, vuol dire imparare a fare ordine nella pagina con il disegno, ma avere anche un ordine di scansione delle sequenze del racconto. Allora, esistono sul mercato tantissimi libri che vi possono aiutare questi ragazzi a affrontare e a sviluppare questa capacità, perché mettere ordine e narrare attraverso i disegni, attraverso i dialoghi, che cosa insegna? Insegna a mettere ordine alla scrittura e poi a essere ordinati, e quindi si può partire dal disegno e poi arrivare a scrivere la sceneggiatura, oppure scrivere la sceneggiatura e arrivare al disegno. Se vi capitano dei bambini che disegnano e basta, obbligateli a fare la sceneggiatura. Questa dinamica, questo lavoro sul testo e sull'ordine del testo è molto molto utile. Vedrete che avrete dei miglioramenti anche nella scrittura dei temi, dei racconti, perché questo gli aiuterà a mettere ordine nel loro lavoro. Un modo per arricchire il proprio vocabolario è quello di giocare con i sinonimi e con i contrari. Parliamo dei sinonimi, dicendo che i sinonimi per me non esistono, nel senso che non esiste una parola uguale all'altra, tutte hanno delle sfumature di significato molto diverse. Allora, cosa dobbiamo fare con i nostri ragazzi? Insegnargli a leggere intanto bene le voci e i termini tecnici che potete trovare nella rete. Io vi consiglio di utilizzare questo della Treccani, che è fatto meravigliosamente bene. È un po' specialistico, perché come vedete ha delle abbreviazioni che vanno spiegate, ma insegnategliele ai bambini, che imparano tutto, dalle elementari alle medie. Fateglielo usare, perché anche qui bisogna interpretare la voce, bisogna leggerla, bisogna imparare a usare questi strumenti, e quindi è compito dell'insegnante insegnare bene come si usano questi materiali. Poi si può fare subito con la rete, perché è accessibile e tutti la possono vedere sulla lavagna elettronica, ma fondamentalmente fategli usare anche il vocabolario dei sinonimi e dei contrari con il cartaceo, con il libro cartaceo in classe. Usare tutti e due gli strumenti aiuta ad avere più possibilità di spiegazione, ma lavorate molto per arricchire il loro vocabolario. Anche il gioco dei contrari può essere molto utile per arricchire il proprio vocabolario, facendo una riflessione molto seria. Se si hanno 100 parole, si penserà con 100 parole, ma averne 1000, 3000, 10.000 vuol dire non solo arricchire il proprio vocabolario, ma anche la possibilità di ragionare, di pensare attraverso l'uso di una ricchezza linguistica che ci aiuterà ad affrontare, per esempio, lo studio e la ricerca della scienza, che ha bisogno di che ha un suo vocabolario, e ogni settore del mondo della conoscenza ha il suo vocabolario particolare. Quindi imparare a capire i sinonimi e i contrari, ma anche a entrare nelle aree linguistiche, come le chiamiamo quando parliamo delle varie scienze. Ecco, questo è un altro aspetto che bisogna insegnare ai nostri bambini o ai nostri ragazzi. E quello dei contrari è uno di quegli esercizi divertenti che ci possono aiutare a fare questo. Questo esercizio di scrivere le barzellette che i bambini sanno è un modo per fare autodettatura. Intanto imparano bene a scrivere i dialoghi, a fare i trattini, aprire virgolette e a scrivere e a mettere ordine alla scrittura. E poi è un esercizio di autodettatura su cose intanto che li divertono, e poi soprattutto con testi che loro conoscono, con barzellette che lo conoscono. Poi loro li leggono su Geronimo Stilton, su altri libri, ma vi faccio vedere un libro molto molto importante della tradizione del Novecento italiano, che è il Trattato delle Barzellette di Achille Campanile, che è un libro importantissimo, molto serio, in cui Campanile riorganizza il mondo delle barzellette come strumento retorico. Fa vedere come, ad esempio, le barzellette
dell'epoca fascista, quella degli anni 60, quelle di barzellette di Totti e quelle barzellette che raccontano i bambini, fanno parte di una tradizione di racconto popolare che va studiato e recepito. E questo è un modo per far scrivere i vostri bambini in maniera divertente. È un esercizio utile che può essere molto, molto gratificante anche per loro. Una volta che hanno scritto la loro barzelletta, prendete il testo e glielo fate riscrivere in questo senso. Aggiungete la descrizione del personaggio, aiutate il bambino o il ragazzo ad aggiungere magari qualcosa di inventivo suo, oppure il contesto, fategli raccontare un po' più il contesto, tenetela un po' più lunga se è troppo breve. Questo di lavorare sull'idea della barzelletta, cioè su uno scheletro già pronto, che loro conoscono bene e su cui si può lavorare con piccole variazioni, è un modo per insegnare ai ragazzi che la scrittura non è la prima stesura, ma è un lavoro di ricerca e di riflessione, di sedimentazione della scrittura continua. Quindi questo può essere quello di riscrivere la barzelletta appena scritta. Può essere molto utile e anche molto divertente per aiutarli a fare un esercizio che loro non amano fare, che è quello di riscrivere i propri testi. Questo libro, il libro degli errori di Gianni Rodari, e in particolar modo anche del Meridiano che è uscito con tutta l'opera più importante di questo scrittore, che non deve essere confuso con uno scrittore per l'infanzia. Intanto è stato un grande pedagogista e l'introduzione di Daniela Marcheschi a questo Meridiano dà la dimensione di questo pensatore, di questo autore che va inserito all'interno di una tradizione del Novecento molto precisa e che ha sconvolto le carte dal punto di vista proprio della didattica, perché il libro degli errori insegna che l'errore può essere molto creativo. E questo accade spesso nella pittura, quando un pittore sbaglia, gli cade una goccia di colore, oppure sbaglia a fare una sfumatura di un altro colore, insomma, l'errore può essere molto creativo. E allora cosa fa Rodari? Gioca su questa idea, aiutando l'insegnante e il bambino o il ragazzo a lavorare sui propri errori e sulla differenza, ad esempio, dell'accento tra lago e l'apostrofo ago, che sono due cose completamente diverse. Quindi anche la grafia insegna soprattutto che la grafia è importantissima. E quindi stare attenti a mettere gli accenti tra como e comò cambia completamente il senso della parola. Allora, lavoriamo bene e recuperiamo la lezione di Rodari, rileggendola anche in una chiave completamente diversa, che non è solo quella da far leggere ai bambini, ma come strumento per gli insegnanti e per fare un lavoro importante dal punto di vista didattico. Un altro elemento importante è quello di non buttare le enciclopedie vecchie. Ho visto spesso da case, da traslochi, vicino ai bidoni della spazzatura, specialmente della carta, quintali di volumi di enciclopedie vecchie che non vogliono nemmeno più le biblioteche. Se voi lasciate le vostre enciclopedie alle biblioteche, non le vogliono più. Allora cosa dovete fare voi? Dovete avvertire genitori, nonni, parenti, zii, eccetera. Fatevi dare per la vostra classe enciclopedie. Troverete il posto dove metterle perché sono utilissime e bisognerebbe fare degli esercizi di lettura dell'enciclopedia. Perché? Perché, ad esempio, i grandi pensatori, i grandi studiosi come Umberto Eco ha spesso dichiarato di essersi formato sulle enciclopedie. Perché quando tu cerchi una voce, ne leggi anche altre tre o quattro che non ti interessano, che non cercavi, ma che spesso quelle tre o quattro voci che tu leggi in più ti acculturano, ti danno la possibilità di allargare gli orizzonti della conoscenza e magari di fare relazione tra argomenti così diversi in una stessa pagina. Allora, l'enciclopedia è uno strumento straordinario, può esserci l'enciclopedia del cinema, quella generale, quella l'enciclopedia medica, insomma, qualunque tipo, l'enciclopedia dell'arte, che sono bellissime dal punto di vista iconografico, portate in classe queste enciclopedie.
lavorate con i bambini nello sfogliare, date un volume a testa o un volume ogni due bambini e leggete le voci che ci sono. Sfogliatele, è molto divertente anche. Poi da lì si può passare al lavoro di esplorazione nel web, ma prima bisogna insegnargli a muoversi all'interno di un libro. Poi, quando ci sarà la possibilità, si farà questa operazione con il web e faremo e vedremo come lo stesso modo di lavorare leggendo sulla carta e cercando sul web ha delle differenze enormi, perché sulla carta sono libero di muovermi come voglio, mentre invece gli algoritmi spesso, quando cerco un argomento, cerco un libro, ti consigliano loro di leggere cose che vogliono loro. Allora qui diminuisce la libertà di ricerca e di svago anche, di esplorazione. Allora questo è importante. Insegnate ai vostri bambini a sfogliare enciclopedie, anche vecchie. Fare ricerca sul web non è come fare ricerca in una biblioteca, perché spesso i motori di ricerca si muovono su graduatorie con l'imposizione di siti che nascono dagli algoritmi. Quindi la ricerca in internet non è solitamente la prima voce. Cosa fanno i ragazzi? Prendono la prima voce che cercano, vanno a leggersi due cose, fanno copia e incolla e lo mettono nel loro testo. È successo anche che all'università si trovino dei materiali di questo genere. Poi cosa succede? Succede che molto spesso voci di Wikipedia sono voci prese tali e quali, con qualche piccola variazione, dall'enciclopedia Treccani. Spesso succede per le biografie o per definizioni particolari. Quindi c'è uno scambio continuo all'interno della rete di materiali, testi, fotografie e quindi è che cosa richiede muoversi all'interno della rete, così come lo richiede anche muoversi nella biblioteca o tra i libri? Il senso critico, cioè bisogna aiutare i ragazzi e i bambini ad avere senso critico, cioè di non fermarsi alla prima cosa che trovano, cercare altro, avere dubbi e affidarsi a siti autorevoli, perché questo accade anche nelle biblioteche, ci sono autori fasulli e autori autorevoli e solitamente lo studioso intelligente si rivolge agli studiosi autorevoli e non ai cialtroni. Così deve accadere anche per il lavoro all'interno della rete, ma nella rete è più complicato. Allora, quello che bisogna insegnare nell'urgenza didattica che sto cercando di risolvere, di chiarire da un punto di vista proprio del metodo del lavoro, è: non fermatevi sul primo sito che capita, ma sviluppate, cercate di sviluppare anche nei vostri ragazzi, nei vostri bambini, il senso critico. Vi racconto un fatto che mi è accaduto personalmente. Ero a Parigi e stavo facendo zapping prima di uscire per andare a mangiare al ristorante e mi capita di vedere sulla televisione francese Peppa Pig, che guarda caso trasmettono anche loro durante l'ora di cena. E mentre si è tutti a tavola, i bambini vogliono vedere Peppa Pig. Cos'era Peppa Pig in francese? E lì mi è scattata l'idea, perché ne ho seguite alcune puntate e mi è servito per rinfrescare un francese elementare che però è molto interessante. Allora io mi sono chiesto, ma non si potrebbe utilizzare i cartoni animati per invitare i bambini, per aiutare i bambini ad imparare il francese o l'inglese attraverso i cartoni animati in lingua? E questo secondo me potrebbe essere uno degli strumenti straordinari che ci dà la nuova tecnologia. Una volta io, per imparare il francese alle medie, negli anni 70, utilizzavo i dischi, non avevo la televisione, e invece questo è utile. Allora, utilizziamo per i nostri ragazzi o per i nostri allievi i video, anche divertenti, partendo dai bambini, ma poi si possono sviluppare anche su documentari in lingua, per fare esercizio
di ascolto. Allora questo è uno strumento validissimo per poter imparare le lingue. E quindi vi invito a esplorare il mondo del web cercando materiali utili per i vostri ragazzi, per i vostri bambini, e farglielo vedere anche a casa e poi discuterne poi magari in aula. Alla pubblicità ho dedicato un intero ciclo di lezioni con il Parco Olio Sud qualche anno fa, che ha avuto anche un grande successo. Perché? Utilizzare la pubblicità televisiva non è un qualcosa di demoniaco. Io mi ricordo quando andavo a scuola che non bisognava guardare la pubblicità. Ti dicevano i genitori o gli insegnanti, non guardate la pubblicità, come se fosse qualcosa di demoniaco. In realtà è fatta dai più grandi creativi e dalla gente più intelligente, e che ti vogliono sedurre e ti vogliono conquistare come acquirente, e quindi usano tutte delle tecniche straordinarie di racconto. Questo esercizio, quello di raccontare quello che vedono, eravamo partiti, ho messo in copertina appunto il telefono Brondi, perché l'uso della favola all'interno della pubblicità è molto interessante, perché nelle pubblicità del telefono Brondi prima mettevano soltanto Cappuccetto Rosso e il lupo, poi compare prima la nonna con il Cappuccetto Rosso, poi scompare la nonna e compare il lupo, anzi il lupo è buono e il telefono serve per creare nuovi rapporti. Allora la pubblicità, quella dei profumi, che sono complicatissime perché sono fatte di immagini straordinarie, perché bisogna raccontare ciò che non si sente, cioè il profumo, e bisogna vederlo, e quindi sono complicate da raccontare, e quindi è un esercizio straordinario quello di raccontare una pubblicità del profumo. Ma lo stesso vale con la pubblicità, ad esempio, della pasta, o la pubblicità del dentifricio, o la pubblicità delle macchine, che spesso vengono raccontate in luoghi e in spazi che non sono le città. Perché? Perché sono spazi sognati, sono spazi immaginati. Allora, tutto questo ci insegna che cosa? Intanto ad avere dei materiali di 3 minuti, che se ne possono vedere anche 3 o 4 in una mattina, e poi soprattutto partire da lì e fare l'operazione contraria a quello che fanno i creativi, cioè partire dall'immagine per arrivare alla scrittura, e fate scrivere quello che vedono i ragazzi. Questo è un esercizio utilissimo intanto per imparare a scrivere, ma soprattutto per decodificare ciò che sono le immagini, ciò che è la realtà, perché le immagini spesso passano davanti ma non si vedono davvero. Invece questo insegna ad essere attenti, ad avere una giusta attenzione nei confronti di ciò che ci vogliono far vedere, e quindi aumenta lo spirito critico. Io sono molto critico nei confronti di Manfred Spitzer, come abbiamo visto nella puntata precedente quando parlava di demenza digitale. Sicuramente il digitale sta cambiando il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo anche di acculturarci, però io penso che il materiale messo a disposizione dal web, in particolar modo documentari, testimonianze, interviste e anche lezioni con i tutorial, ma soprattutto delle lezioni anche di filosofia, di storia. Ecco, come si devono usare tutti questi materiali? Intanto gli insegnanti non lo usano, o lo usano poco, o non sanno usarlo, o lo usano male. Per esempio, per imparare a capire che cos'è la filosofia, io farei vedere una lezione in cui il più grande filosofo italiano, scomparso qualche tempo fa, Emanuele Severino, dice che cos'è la filosofia. Quello bisogna far vedere a casa. Poi si torna a scuola e a scuola si discute con loro, magari riguardandolo se ci sono dei punti oscuri, e con loro si riguardano questa lezione, perché è una lezione fatta dal più grande filosofo italiano. Allora usiamolo con intelligenza, con uno sguardo critico, e poi ci mettete del vostro. Ma credo che sia utilizzare questi materiali sia straordinario. Per imparare l'arte ancora di più, ci sono decine e decine di documentari anche in lingua, ma di documentari che approfondiscono bene la figura di certi pittori come Picasso, come Toulouse-Lautrec. Ci sono veramente delle cose meravigliose all'interno del web. Io 30 anni fa, per accedere a questi documenti, dovevo andare in una cineteca o in una biblioteca digitale dove
c'erano le videocassette, se andava bene, e trovare queste videocassette. Poi c'è stato tutto, c'era qualche DVD che si poteva comprare. Oggi abbiamo tutto questo gratis a qualunque ora del giorno. Allora, questo vuol dire imparare a usare bene questi documenti, questi materiali, ma anche qui ci vuole uno spirito critico e soprattutto bisogna utilizzarli non come delegando a questi materiali il nostro lavoro di insegnanti, ma utilizzare in maniera intelligente questi documentari e questi materiali. Questo, secondo me, è la parte più divertente e più interessante anche per un insegnante che ritrova nuovi stimoli, nuovi modi per indicare al ragazzo ciò che c'è nel web. È l'insegnante che deve aiutare a scegliere e il perché sceglie quello e non altro. Questo libro di Riccardo Falcinelli, Figure, come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram, deve essere un libro che devono leggere tutti gli insegnanti, ma anche i ragazzi meno delle medie. Perché? Intanto perché ha una scrittura semplice, ma soprattutto insegna ed educa a guardare le immagini, a capire come funzionano i tagli, le prospettive, soprattutto il modo di guardare certi quadri. Oggi che siamo abituati a guardare quasi tutto sul telefonino e non abbiamo l'idea, ad esempio, della realtà, della grandezza delle immagini, quindi abbiamo anche una visione distorta, ma è un bene o un male? Ecco, Falcinelli ci dà tutta una serie di risposte legate appunto al rapporto tra arte, fotografia, cinema, i tagli delle foto, le inquadrature delle immagini, i quadri e come la rivoluzione poi dello sguardo attraverso i secoli, la nascita del cinema. Ecco, questo è un libro veramente educativo, ricchissimo di immagini, quindi anche un bel repertorio che ci porta fino alla moda e al, come dicevo prima, al telefonino e a Google e a come si possono usufruire e come noi lavoriamo su milioni e milioni di fotografie ogni giorno. Allora, questo è un testo straordinariamente educativo che consiglio a tutti gli insegnanti e anche agli allievi più grandi di comprare e di leggere. Un altro esercizio importante per far capire ai ragazzi il valore delle parole è quello di cominciare a raggrupparle non tanto per il significato, ma per le aree di semantiche, cioè per le aree, diciamo così, della medicina, della geografia, del diritto, della vita civile, quindi le parole, ad esempio, della legge, le parole del gusto, della gastronomia. Allora, cominciare a raggruppare le parole, facendo capire ai ragazzi che ci sono delle aree linguistiche specifiche, serve soprattutto per far capire ai ragazzi la scienza e l'imparare a usare bene le terminologie. E usare bene le terminologie è il primo passo per essere chiari nel pensiero. Allora, questo è un altro esercizio importante, magari anche partendo con 5, 6, 10, 15 parole e cominciare a scrivere su un quaderno. Allora, questo è un altro esercizio utilissimo che vi consiglio di fare, facendolo una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, quando volete voi, ma provate a farlo perché questo è utile, soprattutto in quarta e quinta e alle medie. Non confondiamo i tutorial con gli influencer. I tutorial sono molto utili, sono molto importanti. Io, ad esempio, ne guardo tantissimi e ho imparato a fare i monocromi, ho imparato a usare bene gli acquerelli, ho imparato bene alcune tecniche della pittura d'olio, anche della pittura antica d'olio. Ci sono dei documentari, ad esempio, su Caravaggio e come dipingeva Caravaggio, che sono straordinari per capire anche la pittura e l'arte. Poi ci sono i tutorial della musica, per cui ti insegnano a suonare il pianoforte, le basi proprio dei primi accordi del pianoforte, oppure ti insegnano a fare i riff delle canzoni con la chitarra elettrica. Ecco, se usati bene, questi sono uno strumento straordinario per imparare, ma vanno usati con della testa,
non è che bisogna delegare tutto a questo. E guardate, questo avviene anche con la filosofia, con le lezioni di letteratura, con le lezioni di grafica, con le lezioni per usare bene gli strumenti del computer. Allora, tutto questo è utilissimo, è importantissimo. Pensate quanta ricchezza didattica c'è in questo mondo. Però l'insegnante non deve delegare a loro, deve utilizzare questi materiali in maniera critica e guidare il ragazzo o i bambini, insomma, a utilizzare bene questi materiali, a essere anche critico, ma soprattutto deve aiutarlo a muoversi all'interno della rete. Come si fa con il ricercatore, come l'insegnante insegna al ricercatore a fare ricerca all'interno di una biblioteca. Non è assolutamente diverso, ci vuole più capacità critica, ci vuole molto più pazienza e scovare i materiali che servono. Allora questo è un valido supporto al lavoro di insegnamento che mette un po' in crisi, secondo me, i libri di testo. Mi capita spesso di vedere dei libri di testo che secondo me sono invecchiati precocemente rispetto alle didattiche e alle possibilità di studio con il web. Vanno modificati, ma modificati in maniera intelligente. Io non dico di no ai testi cartacei, anzi sono il primo a dirlo, ma questi spesso sono diventati illeggibili o non sono diventati difficilmente fruibili da parte degli studenti che lo trovano o troppo complicati, troppo noiosi, e poi non voglio e spero che non ci siano soltanto i testi online, ma che ci siano i testi di carta, quindi amo la carta e voglio che ci sia, ma che vada poi integrarsi con il materiale che c'è nel web, come ho sempre sottolineato. E mi piacerebbe molto anche che quando insegnavo facevo tenere un taccuino ai ragazzi, che non è il diario della scuola, della classe, dove ci metto le note o i voti o i compiti da fare, ma è un taccuino ricco dove io posso inserire, mettere testi, canzoni, poesie, fotografie, materiali, i più disperati e i più disparati. In questo senso, cioè costruire un proprio taccuino di lavoro, di ricerca, che ci può essere utile anche poi in futuro nel lavoro che faremo. Allora, tenere un taccuino personale, e qui vi ho fatto vedere un modello dei grandi diari tra lettere, agende, taccuini di personalità straordinarie, che diventa il vero e proprio laboratorio creativo di una persona. Ci si possono mettere le canzoni, ci si possono mettere i quadri che ci piacciono, li stampiamo e li mettiamo dentro. Ci si può scrivere un commento, ci si può mettere un testo su quello che ci è capitato quel giorno. Ci si può mettere anche un elenco di parole, come faceva Pavese con il suo taccuino nel mestiere di vivere. Allora, tutto questo può essere utile anche per i bambini o per i ragazzi, che lo potrebbero trovare molto utile e anche molto divertente. Prima di tirare le conclusioni dei nostri 8 incontri, delle nostre 8 lezioni, vi voglio ricordare alcuni libri che ho scritto, in particolar modo Imparare a scrivere con i grandi, che è pubblicato da Burr e Rizzoli, che è un manuale di scrittura e di lettura soprattutto, cioè insegna come leggere gli scrittori, imparare i loro stili e prendere da questi scrittori gli insegnamenti e il modo di leggere per apprendere la scrittura e le tecniche della scrittura. Ci sono 20 scrittori, tra cui alcuni molto conosciuti come Kafka, Maupassant, eccetera, ma anche autori meno frequentati come possono essere Jaroslav Hasek, Pushkin, o i racconti di Victor Hugo, o Flannery O'Connor, o Durremat. Quindi è un manuale prima di tutto di lettura e di scrittura insieme, che consiglio per gli insegnanti, ma soprattutto lo possono leggere anche i ragazzi delle medie e delle superiori. Vi consiglio tutta la trilogia di Nilou, per chi non l'avesse ancora letta o vista, Il volo felice della cicogna Nilou, I Nilou e i giorni meravigliosi dell'Africa pubblicati da Rizzoli,
è il terzo volume pubblicato da Libreria Ticinum Editore, che è Milù e le avventure del coraggioso Adi. È una trilogia che mi ha portato molta fortuna, alcuni dei quali sono stati tradotti in coreano, in spagnolo, in greco e tutta la trilogia anche in cinese. E per ultimo vi consiglio di leggere Un giorno tornerò da te, pubblicato da Libreria Ticinum Editore, che porta come sottotitolo Un'amicizia lunga 8000 chilometri, che è la storia vera di un pescatore brasiliano che incontra un pinguino tutto sporco di petrolio sulle coste brasiliane, quindi lo prende e lo salva, lo ripulisce e da qui nasce un'amicizia, e questo pinguino farà una cosa veramente straordinaria che è un mistero, una magia, qualcosa di veramente incredibile e che vi dà la dimensione di come la natura e l'intelligenza della natura, che abbiamo tentato di esplorare anche attraverso queste 8 lezioni, dimostra veramente di ha qualcosa veramente di straordinario, di meraviglioso. Io ho cercato di raccontarla attraverso le mie parole. Come vedete è anche un libro che ho illustrato in maniera anche un po' diversa, provando anche ad avere dei modi e delle tecniche diverse, però anche questo è un libro che ho illustrato. Un giorno tornerò da te, un'amicizia lunga 8000 chilometri, dove do concretezza a tutte anche un po' le teorie che ho cercato di spiegare attraverso queste lezioni. Siamo dunque giunti alla conclusione di questo ciclo di 8 incontri, di 8 lezioni su insegnare la scienza e imparare la scienza con i nostri ragazzi. Devo dire e sottolineare alcune cose. La prima è che io non detengo la verità. Spero solo di essere stato di stimolo, di aiuto e come dico sempre, di avervi fatto friggere il cervello. Perché spero che questo sia utile di avermi aiutato, insomma, a pensare anche in maniera diversa il nostro ruolo difficilissimo di insegnanti. La seconda è che non tutto della tradizione va buttato solo perché è del passato o è vecchio. Per esempio quello di scrivere a mano e di scrivere bene a mano, in maniera ordinata e in maniera elegante. Quindi questa è la prima cosa. La seconda è essere critici col nuovo. Non è che solo perché è nuovo è utile. Abbiamo visto i pregi e i difetti anche delle nuove tecnologie. Quindi l'invito da parte mia è quello, e spero di essere stato utile, ad essere critici nei confronti anche degli strumenti che abbiamo e di essere sempre dubbiosi e di mettere sempre in gioco la nostra formazione. Come avete visto, io ho imparato a usare anche iMovie. Poi la letteratura e la scienza devono tornare a dialogare tra di loro. E ne ho dato alcuni esempi dal punto di vista storico e spero anche di avervi dato qualche lettura interessante che spesso non si trova nelle antologie scolastiche. Quindi spero che ci siano anche ulteriori occasioni di incontro anche in presenza per poter discutere e parlare anche di queste tematiche. Per chi volesse, io in fondo a questa lezione metto la mia mail, perché se qualcuno mi vuole contattare, ha bisogno di una piccola bibliografia o un consiglio di lettura, sono pronto a rispondere, nei limiti appunto del tempo che ho, però cercherò di farlo con tutti. In fondo, e chiudo veramente ringraziando due persone speciali, una è Lella Rossetti, assolutamente, perché senza il suo entusiasmo io non avrei mai fatto tutto questo, e in particolar modo il presidente Alessandro Bignotti del Parco Olio Sud, che ci ha dato l'occasione e la possibilità di fare tutto questo insieme a voi. Con questo vi ringrazio e speriamo di poterci vedere ancora una volta parlando di bellezza e di letteratura.